Dunque niente sussulti né colpi di fine mercato, la punta tanto attesa non è arrivata, difficoltà oggettive. Ciofani non è stato liberato dal Frosinone, Melchiorri e Ceravolo operazioni troppo onerose per le casse del club. Addirittura per il bomber marchigiano il presidente del club umbro Santopadre ha chiesto 3 milioni e mezzo di euro, senza dubbio esagerato, per un ottimo attaccante sì, ma prossimo alle 32 primavere. Scamacca non si è mosso da Sassuolo, tentativo senza esito per l'ivoriano Yaku Meite, cresciuto nel Paris Saint-Germain, classe 96, in forza al Reading, club di championship inglese. È rimasto così Gaetano Monachello, che certo non sposterà gli equilibri, ma non è affatto l'ultimo arrivato. Risoluzione con Cocco, nel reparto avanzato la novità è Bellini, attaccante uruguaiano di struttura, classe 96, naturalmente tutto da scoprire. Ben 5 gli esterni, Marras, Antonucci, Capone, Del Sole e Sottil. Giovane prospetto, classe 99, in prestito secco dalla Fiorentina. In realtà in piedi a poche ore dalla chiusura del mercato lo scambio, poi sfumato, Marras Carretta con la Cremonese. A centrocampo il ritorno di Alessandro Bruno, che ha già esordito nella sfida di Livorno, ma Pillon non avrà più Machin, passato nel frattempo da Di Campli a Simone Pepe. Il giocatore guineano, mai oggetto dei desiderata del Genoa, è stato ingaggiato al termine di una trattativa lampo dal Parma, prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni più bonus. Attenzione, il 50% andrà alla Roma. Il club ducale ha girato in prestito secco al Delfino il terzino mancino Giovanni Pinto, classe 91, lo scorso anno ad Ascoli, 13 presenze e un gol in B, ex Monopoli e Grottaglie.